Bello. Allora, oggi c'è stata un'iniziativa qui a Prima Valle, serata del 25 aprile, in occasione della festa della liberazione. Intanto ricordiamo questo quartiere, è un quartiere che nasce per volere di Benito Mussolini, nasce perché via della Conciliazione, tutte le navi fu distrutta via della Conciliazione e vennero tutti i proprietari, tutti chi abitava là, venne di fatto deportata qui, che era in estrema, allora era estrema periferia, e da qui a via della Conciliazione c'era solo la campagna. E da quel periodo, diciamo, qui avete fatto, diciamo, questo 25 aprile, il secondo anno che fate, Nono anno, il nono anno addirittura racconti resistenti. che fate questi racconti resistenti. Oggi si è parlato del Kurdistan. Allora sì, intanto precisiamo ovviamente che Prima Valle è stata realizzata con l'abbattimento dei borghetti che erano a Esatto. ridosso di San Pietro. Da lì, togliendo i borghetti, fu spianata la strada a Via della Conciliazione. I borghi furono trasferiti in varie parti della città, ma soprattutto qui a Primo Valle nel 32, 33, 34 con la realizzazione dei primi lotti. Alcuni sono ancora esistenti, li vedete anche dietro alle mie spalle, lotto primo, lotto secondo, lotto terzo, si arriva ormai fino all'lotto 28, lotto 29, 30. E via via le costruzioni di edilizia residenziale pubblica che sono state via via realizzate con le amministrazioni. Diciamo che poi le amministrazioni si sono fermate a un certo punto e di case popolari, così come a Primo Valle, così nel resto della città, sono state Finiscono tutte con Petroselli, realizzate. diciamo. Esatto, diciamo dopo Petroselli poca edilizia residenziale pubblica. Per quello che riguarda i racconti resistenti, tu dicevi 2 anni, no, in effetti racconti resistenti li abbiamo messi in piedi da 9 anni e sono 9 anni che in questa piazza, questa che hai anche inquadrato, dove c'è la targa che ricorda gli 11 borgatari di Prima Valle deportati a marzo del 44 alle Fosse Ardeatine, questa piazzetta, diciamo a metà della ex borgata, questa piazzetta per il nono anno con i racconti resistenti che come Rifondazione Comunista portiamo nel pomeriggio del giorno della liberazione qui in piazza, con i racconti resistenti siamo partiti 9 anni fa con primi racconti sulla liberazione, con testimoni giovani ma di una certa età su quella che è stata la lotta di liberazione del 45-46, siamo andati avanti negli anni con altre situazioni di lotta resistente, le occupazioni, i movimenti, il 68, il 77, poi negli ultimi 3-4 anni abbiamo fatto la scelta di dedicare i racconti resistenti un po' a quella che è la situazione fuori dall'Italia. Lo scorso anno anche tu, Alito, sei venuto qui con noi e come tu sai abbiamo fatto un racconti resistenti dedicato alla situazione nella Donbass. Donbass, nella Russia, con quella che è la situazione determinata dall'avvento da un anno e mezzo al potere dei nazisti a Kiev, spalleggiati dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Quest'anno ritenevamo importante fare un focus, una discussione su quella che è la vicenda altrettanto importante del Kurdistan e di quella che è la situazione che si sta vivendo in quello scacchiere tra Siria, Iran, Iraq e Turchia, alla luce anche di quella che è stata determinata come situazione dalla nascita del mostro ISIS, determinata come ben sappiamo non solo e soltanto da quello che è il fondamentalismo che è aumentato come forza e capacità distruttiva, ma che è stato favorito, diciamo, creato da una parte di stati arabi e favorito anche da quelli che sono i poteri forti degli Stati Uniti d'America e altri pezzi a livello europeo. Oggi abbiamo quindi voluto dare voce al Kurdistan, alla testimonianza di una compagna curda che vive a Roma ormai qui in Italia da quasi 10 anni, Fatma, che ha intervistato e che rappresenta un'associazione culturale ormai storica nella nostra città, che è l'associazione culturale Aradat, che ha sede a Testaccio e che rischia lo sgombero così come altre associazioni e centri sociali a Roma,
una delibera vergognosa, chiede lo sgombero di una serie di spazi che sono stati rimessi a disposizione della città per attività sociali, per attività culturali e anche fini abitativi. Anche Ararat rischia lo sgombero e il ricatto della delibera 140. Da qui a poco andremo alle elezioni e quindi per il momento la cosa sembra che si sia un minimo stoppata. C'è da chiedersi che cosa succederà qui da qui a 2 mesi nella nostra città per tutta questa serie di spazi sociali. Oltre a lei e a Fatma, che ha fatto un ottimo intervento su quella che è la situazione che si sta vivendo adesso nei vari territori del nord della Siria, del sud-est della Turchia e della parte iraniana e irachena dove vivono le popolazioni curde, anche la compagna Sveva di Senza Confine, associazione altrettanto importante, fratella e sorella di quella che è stata l'esperienza del Kurdistan da quando, lo voglio ricordare, il compagno storico Dino Frisullo si spese anche per il popolo curdo e per portare a conoscenza della città romana italiana di questa vicenda. Anche Sveva ha portato un'interessante, importante foto, molto culata e attenta su quella che è la situazione che si sta vivendo non solo e soltanto da un punto di vista di situazione territoriale nelle zone del Kurdistan, ma anche dal punto di vista politico di quelle che sono le ricadute all'interno della nostra città, nel nostro paese e della nostra Europa. Abbiamo ovviamente fatto menzione del presidente Öcalan, del fatto che stia in una situazione oramai da quasi 17 anni di isolamento totale in un'isola dove viene tenuto guardato a vista senza la possibilità di poter incontrare i propri avvocati, con un numero esorbitante di militari e guardie in un'isola. Di fatto c'è stato anche un periodo che c'erano quasi 2000 militi a fronte del presidente Öcalan tenuto in stato di isolamento. Abbiamo fatto riferimento anche alla vergognosa messa fuori legge e nella blacklist del PKK, del Partito dei Lavoratori Curdi, che è stata sottoscritta da più di 20 anni quasi dal governo inglese, dalla stessa Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America. E abbiamo infine fatto riferimento al fatto che senza una giusta liberazione del presidente Öcalan non ci sarà possibilità di trattativa e quindi di pace, perché così come accadde per Nelson Mandela non puoi avere una trattativa alla pari se tu stai in galera e gli altri viceversa che ti governano ti opprimono. Quindi chiudo l'intervento chiedendo ancora una volta la libertà per il presidente Öcalan, l'apertura del tavolo di trattativa immediatamente dopo per portare a un processo di pace reale e chiaramente togliere dalla blacklist il PKK così come altre organizzazioni che si battono per la libertà. Grazie Lido.